alla fine abbiamo iniziato che scavavamo e siamo rimasti con le zolle sul capo, però mi viene da dire che a Noto non ci sono dei pirla a questo punto, no? Perché quattro soggetti, forse avete creato una dirigenza? Sì, no, allora noi quest'anno abbiamo avuto tantissime difficoltà, anche perché non essendo persone di calcio, facciamo tutt'altro di lavoro, come ci ho sempre detto. La passione è una cosa, questo tipo di lavoro è un'altra cosa, quindi ci siamo trovati in quel trapasso della, da parte diciamo nostra, che dalla passione si è passati direttamente all'operatività della situazione, e ci siamo resi conto che mettendo sul campo la trasparenza, la sincerità e in ogni caso la fiducia nei confronti di un gruppo che abbiamo creato, sia loro a livello tecnico, che sono stati molto bravi, ma anche noi alle spalle, che ho cercato di non fargli mancare nulla assolutamente con tutte le difficoltà, abbiamo capito come funziona questo meccanismo, e quindi io penso che nel momento in cui, come dicevo prima, ci fosse la possibilità che a livello economico ci sia più consistenza e quindi ci sia più solidità, penso che potrebbe diventare qualcosa di carino. Siete diventati un'evoluzione della specie, perché giustamente quando ci sono le macerie chi sopravvive porta avanti l'essere umano. Voi avete portato un essere, come dire, molto clone di quello che dovrebbe essere un dirigente di calcio oggi. Sì. Tra il serio, il blasfemo, scenografico, magari un attimo essere invisibile. Noi quest'anno abbiamo fatto in modo di camminare in sordina sotto il profilo mediatico, perché naturalmente è un aspetto importantissimo che si cura e si porta avanti nel momento in cui hai altre rasserenazioni. Noi naturalmente quest'anno abbiamo avuto altro a cui pensare, quindi abbiamo dato poco spazio a questo, ma non per mancanza di rispetto nei vostri confronti o nei giornali o nei media, nelle televisioni, quello che è, però ecco, in ogni caso abbiamo cercato di dare le notizie, quelle che erano naturalmente notizie certe, e quando c'è qualche perplessità, mi viene fatta la domanda sia a me che agli altri dirigenti, cioè, come sempre diciamo le cose come stanno, perché quest'anno è stata secondo noi la vera forza e la vera arma che ci ha fatto arrivare fino a questo punto, un'ottima salvezza, nello stesso tempo abbiamo fatto anche in modo di fare insomma, che la città capisse che gli sforzi insomma non erano inutili, perché sennò sarebbe stata sicuramente una catastrofe, invece è stata una cosa bellissima, perché quest'anno la salvezza ci comportava anche il fatto di fare il salto di categoria, che l'anno prossimo sarà una quarta serie a tutti gli effetti, esatto. E quindi per noi è una grandissima soddisfazione, grandissima. L'ultima osservazione, noi a settembre facciamo le riunioni per raccogliere i soldi dell'iscrizione, sì. A dicembre si è fatto uno scambio di panettone molto freddo, sì. Va bene, e a maggio mi immaginavo, anche se già è stata fatta la festa, sì. Ok, ma mi immaginavo un lancio di fiori, sì. Essendo maggio, e dall'1 luglio non credo che ci si ritrovi un'altra volta a dire che il Noto non è in garanzia di iscrizione. Cioè, non vorrei vivere mediaticamente, no, con questo patema, no? Ecco, allora, non come giornalista, sì, ma proprio perché comunque alla fine se dobbiamo scrivere negativo, scriviamo negativo, però no, allora, errare è umano. Questo è il nostro primo intento di partire, se c'è da ripartire, come è la nostra intenzione, col piede giusto. Venderete a un'accordata questa volta, no? Col piede giusto, perché noi quest'anno cerchiamo in tutti i modi di avere delle basi che ci possa permettere anche di essere un po' più professionali, perché come voi mi insegnate, in ogni campo e soprattutto anche nel discorso sportivo ci sono dei ruoli importantissimi, e noi quest'anno abbiamo dovuto anche un po' sdoppiare, perché giustamente così doveva, e a prescindere dalla partita che si fa la domenica sul campo, però c'erano tantissime cose durante la settimana da valutare, da vedere, da portare avanti, che con le difficoltà economiche ci hanno messo in condizione di avere davvero grossissime difficoltà, quindi già per noi sarebbe importantissimo partire col piede giusto. Abbiamo questi 2 mesi di tempo, ci consentiranno di capire meglio, ci consentiranno magari di pianificare e ci consentiranno anche e soprattutto di organizzarci nel caso in cui abbiamo questa possibilità per fare una stagione molto più serena sotto il profilo. Quindi doppia semina, quella del Noto e quella del Manto. Certo, quella anche del Manto, ma anche lì naturalmente, ecco, per carità, il campo ad occhio nudo si vede che ha... Anzi, mi è sembrato che c'erano stati extraterrestri, perché quelle buche allineate in parallelo dalla tribuna sembravano dei segni criptati. Dei problemi di irrigazione, che però anche quello, ecco, sembra l'ultimo dei problemi, in realtà non lo è, e quindi anche, ripeto, quando le cose vanno bene probabilmente ne risentirai in positivo anche le cose... In questo momento anche il Manto del Bosco, va bene, buone vacanze, o comunque grazie per quello grazie. Che avete fatto per noi. Grazie.
Soffri.